Buon ciao a you, eccoci qua dal vostro nonno della rete in questo nuovo Tech Profile con bellissimo, un fichissimo Deck Box dove Game Over, You Lose, dove troviamo un deck Brawl monorosso. Ignorantissimo con Thorbrand come nostro comandante, ovviamente aggiornato a Theros, quindi 3 mana rossi, un incolore, totale 4 mana, un nano nobile 2-4. Se una fonte rossa che controlliamo fa danno ad avversario o permanente dell'avversario, farà 2 danni in più di quel danno. È un brodo. Fortissimo. Ok, leviamoci da mezzo l'unica carta, diciamo, che non va in combo. Qua ci sta, sì. Che non va in combo con Thorbrand, però è troppo figo per non metterlo. Il Come avete capito? Pandizenzenze. Come si è capito, sarà un deck veramente aggro dove il costo di mana più alto è proprio Thorbrand, tranne il sogno. Che però costa 6, ma costerà anche di meno. Andiamo per livello, però. Patti Zenzero, dimmi. Che è geniale, come gli è venuto di fare il pandizio? Cioè, perché fare il dolce di Natale? vabbè, preso sempre dalle Beh, è stato perché è leggende. Sì, uscito è un cartone comunque animato. da. Da un Non è uscito cartone. comunque da È verso Natale, il comunque. Eldraine. No, vabbè, ma Eldraine era. comunque No, sì. dico, l'Eldraine era più o meno Sì, però sotto. Patti Zenzero fa parte di Shrek, che fa parte di Sì, delle una. fiabe, sì. Sì. Una delle più delle fiabe più famose dei fratelli Grimm. E comunque Patti Zenzero è figo. Anche se l'hanno nel video pensavo qualcosa di più grosso, comunque è figo. Un mana 1-1 rapido. Se tappiamo uno non può essere bloccato tranne da creature con rapidità. E con 2 mana è un cibo. Sacrifichiamo e guadagniamo 3. Tanto che nel video Garruk se lo mangia. Se te lo ricordi con la musichetta in sottofondo. No, non idea, non ho mai visto Shrek. No, Shrek, il video di. Il Neanche. trailer, così. Il trailer di Ah, sì, Eldraine. è vero nel trailer. Sì. Tutti drop a 1, creature. Iniziato macabro, 1-1 attacco improvviso, che quando muore facciamo zombie 1-1. Fervente, campione fervente. Umana 1-1, rapidità. Attacco improvviso, da più 1 più 0 un altro cavaliere ed equipaggia gratis. Rapido, Goblin della Via Lattea che, della Via Latta che fa, non fa bloccare creature tranne quelle con difensore, simile al nostro Pandizenzero. Entrambi rapidi. Poi, vabbè, lo sputafiamme è fortissimo, soprattutto con Thorbrand. Un cavaliere goblin che prende più 2 più 0 con 2 mana è uguale all'altro goblin, solo che ha anche mentore, perciò una mossa in più. Poi creature a 2 mana. C'è tutto, no? Cavaliere con avventura, più 2 più 0. Celebrante 2 mana 2-1, quando muore facciamo 2 danni a creatura o Planeswalker. Oh, porta tizioni 2 mana 2-2 che esplode e fa 2 danni. Il diavoletto 2 mana 1-2 che si pompa con più 2 più 0, sempre con 2 mana. Però quando muore fa un danno a un qualsiasi bersaglio. Un'altra carta che fa altro come creatura, sempre 2 mana 2-2. Tappiamo 1, sacrifichiamo, facciamo 2 danni a creatura o distruggiamo un permanente non terra bersaglio incolore. Possiamo far fuori forno, qualche carta, qualche artefatto fastidioso tipo la lancia. Abbastanza forte. E poi, vabbè, una delle carte più forti al momento del monorosso, insieme a Bracelama, il rapinatore dei ricchi, 2 mana, 2-2, raggiunge. Oh, è rapido. Quando attacca, se noi abbiamo meno carte dell'avversario, esiliamo la prima carta del deck e la possiamo giocare ogni qualvolta un farabutto attacca. Tanto forte. A 3 mana invece troviamo abbastanza
altre creature, vabbè, Anax, che ve lo dico a fare, X3 e XO è pari alla devozione col rosso, perciò conto Obran e già diventa 5. Non mi sono sbagliato. Eh? Non ho sbagliato. Quando muore un'altra creatura non pedina, creiamo un satiro 1-1. Se quella creatura ha 4 più di forza, ne creiamo 2. Sbagliatissima. Oh, vabbè, il gigante sbriciola ossa. Ho 2 danni con 2 mana. Ho 3 mana, 4-3. Quando viene bersagliato da magia, fa 2 danni al controllore di quella magia. Abbiamo il capoguerra della legione che ha mentore. È una 2-2 che ogni turno crea una 1-1 attaccante. La fenice di cenere vola, è rapido, è sempre una 2-2. Con 3 mana diventa più 2 più 0 e in più ritorna dal cimitero con un segnalino più 1 più 1, abboni 4 mana. E infine uno minotauro l'ho messo solo perché è rapido, poi ci fa scartare carta da mano facendo un danno a ogni avversario. A gioco prolungato comunque può essere fortissimo, soprattutto in ottica Torbran o per fare danni dopo una rimozione dell'avversario. E infine, le ultime creature tra 4 e 5 mana troviamo il gigante tettonico, 4 mana 3-4. Ogni volta attacco diventa bersaglio di magia. Decidiamo o di fare 3 danni a ogni avversario. O esiliamo le prime 2 carte del deck fino alla fine del nostro prossimo turno possiamo giocare una di quelle carte. È abbastanza forte il gigante tettonico. Purtroppo non è rapido, però abbiamo anche modi, come andremo a vedere, di farlo diventare più agile il nostro gigante. Poi c'è Naeb, che è un minotauro a 4 mana 4-3. Travolgere 5-4. Perché ho detto 4-3? Vabbè, 4 mana 5-4. Ogni qualvolta infligge danno a combattimento a giocatore o planeswalker, possiamo scartare un qualsiasi numero di carte in mano, pescarne altrettante e in più ci aggiunge altrettanto mana rosso che lo possiamo utilizzare fino alla fine di quel turno. Cioè, se entra è proprio forte. Draghetto 5 mana 4-4 con tumulto, rapido o prende segnalino più 1 più 1, vola e con 4 mana, se il segnalino più 1 più 1 può fare 2 danni anche splittati. E il bue ci fa pescare 5 mana 4-2, entra in gioco, scartiamo la mano, peschiamo 3 e in più fugge dal cimitero. Ovviamente un deck del genere se non parte o ci riesce a fermare ripetute volte l'avversario, dobbiamo avere carte che ci fanno ripartire. Il bue, il fatto che ha fuga, lo rende veramente E forte. poi funga 2. Eh? Sì. Funga E 2. vabbè, a quel punto però esili Esili 8, altre sì, 8, è una tanto. volta lo fa, cioè Sì, perché è difficile poco farlo tanto. pesante. È poco tanto 8. E andiamo con le magie. Vabbè, faccio vedere subito la bomba che è intervento di Pulfros. Secondo me questa stregoneria è sbagliatissima. Andrà solo ad aumentare il costo e l'utilizzo. Con un mana X o creiamo una pedina X1 rapidità e travolgere che alla fine del turno sacrifichiamo o facciamo il doppio di X a creatura o planeswalker. Un removal esagerato. Ieri al torneo ho sempre buttato giù subito Kiora che entra con 7 segnalini di Luigi. Forte. Subito con 4 mana gli faccio 6 danni, lui ha fatto il -1. Ciao Kiora, deve entrare con 5. E poi a Oh, sì, che finisher peschi, bello. fai la X1 proprio in faccia, capito? Hai 5 mana, fai una 4-1, te lo porti a casa. Shock! Oh, stai Solo per dicendo, scusa. immagini a mo' di carte di anime. Quando uno sta giocando con la magia, intervieni Pulfros. Bam! Vabbè, l'ovvio shock. Sembra un mana, eccolo qua, una delle carte che dà rapidità. A un mana istantaneo dà anche più 2 più 1 e in più ci fa anche profetizzare. Perché no? La lancia l'abbiamo anche noi. Dà più 1 più 1, travolge, legame vitale e neutralizza, cioè neutralizza, annulla soprattutto gli antimalocchio o indistruttibile. Fortissima, poi col campione fervente si equipaggia gratis. Il fuoco del cuore, 2 mana, sacrifichiamo creatura.
O Planeswalker, facciamo 4 danni a un qualsiasi bersaglio. Mi piace, è ottimale per otticappare l'avversario. 2 mana, 2 danni con lampo e in più ci farà profetizzare. Eccola qui un'altra carta che ci darà rapidità, per lo più in equipaggiamento, quindi rimarrà sempre in gioco. È rossa e dà più 1 più 0 e si equipaggia con 1. Veramente figa come carta, non poteva mancare. Stregoneria che con spettacolo a un mana fa 3 danni, altrimenti 3. 3 mana, 3 danni. Se abbiamo speso solo mana rosso, facciamo 4 danni con 3 mana agile. 3 mana, ci rubiamo una creatura dell'avversario fino alla fine del turno, la stappiamo e a rapidità. Perciò leviamo una difesa dell'avversario in più, diventa una nostra offensiva. Il fattore di rischio non poteva mancare, una delle carte che io amo, che però stranamente in standard si gioca pochissimo. 3 mani, un avversario bersaglio decide o farsi 4 danni o farci pescare 3 carte e in più a carica d'avvio, perciò possiamo giocare dal cimitero e l'avversario dovrà decidere di nuovo o spararsi 4 danni in faccia o farci pescare 3 preziose carte. Conviene sempre da avversario beccarsi 4 danni, perché 3 carte possono essere molto più di 4 danni in rosso. Però è cattiva con 3 mana istantaneo. Chandra, l'ovvia Chandra, pompa gli altri Planeswalker rossi, crea due pedine 1-1 elementale rapide che alla fine del turno le dobbiamo sacrificare. Però tutte e due le abilità stanno con 0 mana. E come lo 2 possiamo giocare un istantaneo o stregoneria che costa 3 o meno dal cimitero. Fortissimo. Ah beh, alla fine del turno la esiliamo. Una stregoneria fortissima che possiamo giocare dal cimitero e illuminare la scena. Esiliamo due carte dal deck e le possiamo giocare fino al prossimo turno. Idem per Chandra a 4 mana che fa la sua questa abilità col più 1, altrimenti con meno 7. Esiliamo le prime 7 carte del deck e le possiamo giocare in quel turno. Ogni qualvolta scusa, bellissima. Lei perderà segnalini di fedeltà, spariremo un danno a quell'avversario o Planeswalker, bersaglio. Tibald non fa guadagnare punti vita, in più crea un diavoletto 1-1 che fa danno. E infine il sogno. Bracelano. Che dire, una delle carte più forti in standard, 6 mana, lampo, costa 1 in meno per ogni creatura che sta attaccando, perciò minimo costerà 5. E quando entra in campo in battaglia, le esiliamo gratis, più 1 più 1, doppio attacco e travolgere, che travolgere e doppio attacco sono una delle combinazioni più forti che ci sono, equipaggiare 3. E poi anche È sbagliatissimo. senza come si chiama? 22 terre. Senza lo spettacolo sarebbe forte. Quale? La no, cioè senza il fatto che gli attaccanti, che costa uno in No, meno, non è male però sei malo. E infatti in modo rosso non monta tante terre. comunque. Qualsiasi mazzetto agro. Cioè non dovrebbe arrivare sei No, male, dico, perché però vuol non sarebbe poi male come carta. dire. No, Forse non no. sarebbe forte, però. Sei male troppo. Sì. Sei a 4, sì. Sei proprio tanto. 22 terre, tra cui un castello, una miniera dei nani che serve sempre, un passaggio leggendario. Vabbè, mazzetto ignorantissimo, dove vi dovete passare solo a picchiare a morte l'avversario. Ieri 2 partite, 7 minuti. Cattivissimo. GG. Grazie mille per la visione, raga. Fatemi sapere, commentate, like, condividete e supportate. Ciao!